Ciao ragazze, allora sono in una posizione un pochino particolare perché sono seduta a terra perché vi giuro che non so come sto girando questo video perché fa un caldo bestiale, ci saranno 40 gradi all'ombra, credo. Però è un tag che volevo fare da tanto tempo, che tante ragazze stanno facendo e voi sapete che io adoro i video tag, in più qualcuna di voi me l'ha richiesto e quindi lo faccio subito. Allora, il tag è le mie scarpe preferite per l'estate. Vi faccio vedere quelle che praticamente utilizzo di più. Non è un tag facilissimo per me perché, come voi sapete, io ho due malattie fondamentali, una per le borse e una per le scarpe, oltre che per tutti gli accessori in generale, per cui mi viene davvero davvero difficile scegliere quelle che utilizzo di più perché comunque io ne compro tante, preferisco comprare tante paia che costano un pochino meno piuttosto che due paia soltanto e non avere possibilità Quindi di passiamo cambiare. subito a vedere quelle che sono le mie scarpe preferite in questo periodo, anche se devo fare una premessa, cioè siccome sto preparando un saggio in palestra, il saggio di fitness della mia palestra, per la maggior parte del tempo sto in Scarpe quando da però tennis. riesco ad avere un po' di tempo per vestirmi da donna, utilizzo per la maggior parte queste scarpe qui che vi faccio subito vedere. Allora, ho scelto praticamente da tutte le scarpe che ho, un po' di scarpe. Tiro a me il puff su cui le ho messe. Un po' di scarpe col tacco, dicevo, e un pochino di scarpe basse. La maggior parte sono scarpe basse perché praticamente io mi ci trovo molto comoda. In questo periodo io praticamente vivo, sui libri, al mare un'oretta solo la mattina, però ci sto andando perché non riesco a stare senza. Per cui la maggior parte delle scarpe sono, diciamo, scarpette basse, molto comode per potersi muovere Allora, passiamo agevolmente. Al primo paio di scarpe che sono queste. Queste qui sono delle scarpe di Café Noir, con queste bellissime applicazioni in perla, perline, di perline praticamente, poi hanno questo laccio che può essere allacciato o alla schiava oppure alla caviglia. Io prevalentemente lo utilizzo alla caviglia perché alla schiava non mi piace tanto come mi stanno e io trovo che siano veramente bellissime, molto versatili e come vedete molto molto usate e consumate. Io mi ci trovo benissimo e le adoro. Altro paio di scarpe che ho usato tantissimo, veramente, infatti sono vecchie, è questo paio di sandali che mi piacciono tanto perché praticamente questa, voi le vedrete indossate, questo insieme di laccetti viene a finire sulla caviglia, a me piace tantissimo la caviglia contornata, infatti ho la cavigliera e comunque mi piace tantissimo mettere qualcosa sia alla caviglia sia al dito del piede, utilizzo l'anello anche al dito del piede perché mi piace tantissimo e di conseguenza queste, come potete vedere, sono veramente veramente consumate, ne devo trovare un paio simile perché mi ci sono trovata benissimo, molto Questo paio versatili, le qui. metto con tutto. Altro paio di scarpe basse che adoro è questo. Queste sono di Alviero Martini e sono delle scarpe scamosciate, come potete vedere, con questi laccetti tipo indiano, possiamo dire, con la stampa di Alviero Martini su queste frange. Quindi, come vedete, si ripropone il motivo cavigliera perché io adoro moltissimo contornare la caviglia e non sto a ripetermi e quindi anche questo paio di scarpe lo utilizzo moltissimo, quindi ho l'alternativa beige e l'alternativa nera. Questo inoltre ha un tacchettino un pochino più alto, un rialzo un po' più alto rispetto a quello che vi ho fatto vedere precedentemente. Poi utilizzo tantissimo anche queste, che è inutile a dirvi è il mio colore preferito. Molto molto carino, come vedete ha queste perle che praticamente gli danno un luccichio particolare e anche queste vedrete successivamente indossate. In questo caso abbiamo un tacchettino di legno di 4 cm circa. Anche queste le sto usando tantissimo, però prevalentemente chiaramente quando utilizzo un colore abbinabile, quindi un fucsia, un rosa o comunque quando mi vesto di bianco. Poi queste. Anche queste mi piacciono tanto, sono delle degli zoccoletti con il tacco a rocchetto. Questo tacco così a me piace tanto tanto, veramente, mi piace tanto. E poi ha queste applicazioni, alcune in madreperla, poi un bottoncino, delle biglie, insomma non sono bravissima come al solito a descrivervi il materiale di cui sono composte le mie scarpe o il resto che vi mostro, quindi sono bellissime. La marca è Fast Track, non so se la conoscete,
Comunque tutte queste scarpe io, quelle che ho pagato di più sono queste, che ho pagato 75 euro scontate, l'anno scorso le ho comprate, queste qui, tutte le altre le ho pagate di me, molto di meno, intorno alle 30 euro o 25, 29, insomma ci aggiriamo su questi prezzi, perché comunque le ho comprate sempre nel periodo degli sconti. Passando al settore tacco e rimanendo comunque nel tacco comodo, perché non vi faccio vedere i tacchi altissimi che ho perché li sto utilizzando pochissimo, quindi ho preferito farvi vedere quelle che sto utilizzando in questo periodo. Quindi quando utilizzo un jeans attillato e una canotta bianca con una giacchina nera, per esempio metto questa, che è la classica décolleté nera, che però non è pesante perché è un materiale estivo, una ecopelle molto molto leggera, molto flessibile, anche se è chiusa io comunque la sopporto abbastanza, non ho particolari problemi, è molto comoda, il tacchetto è di 5 cm circa, e mi piace tantissimo sotto il jeans a sigaretta. Ha una particolare stampa simile al coccodrillo, ed ha una borsa dell'identico colore e dell'identica stampa, quindi l'abbino in questo modo, e anche queste le utilizzo tantissimo, soprattutto poi, quando esco di sera. Queste, che ormai le avete viste in un po' di outfit, perché le sto utilizzando davvero tanto, per un motivo semplicissimo, che uno, sono aleate, quindi veramente il piede è nudo, rimane nudo, e poi il tacco, pur essendo abbastanza alto, sono 7 cm di tacco, però è molto molto comoda. E poi, per concludere, queste scarpe qui, che sono di Prima Donna Collection, vedete, che trovo davvero carinissime. Mi piace tantissimo questo motivo di fibbia davanti, il motivo della fibbia. Quindi, che c'è davanti. Ragazze, tutto qui. Queste sono le scarpe che io sto usando un bacio, e vi lascio al video, per farvi alla parte del video in cui ve le faccio vedere indossate. Grazie a tutte, ciao!